il fumetto che porterei via se casa mia stesse bruciando è questo qui. I classici del fumetto Burr, dedicato a Paperino. Mi fu regalato a 6-7 anni, un volume del 2000, da Amici di Famiglia. Era un periodo ovviamente spensierato, per cui già questo sarebbe sufficiente, ma in realtà è anche stato il mio primo incontro con Karl Barks e Don Rosa, che al giorno d'oggi io venero in pratica. Infatti io credo che la prima storia di Barks che abbia mai letto è la prima che appare in questo volume, che è Paperino, il fantasma della grotta. Ma ci sono tantissime altre storie bellissime, come La pioggia d'oro, Il ventino fatale, che adesso è la mia storia preferita in assoluto, Buoni propositi, Accadda il grattacielo dei paperoni, Occhio ai dettagli, Buon compleanno Paperino o Paperino e la telefortuna. Secondo me questo volume è completissimo, ha un apparato iniziale ricco di spunti, ricco di informazioni. Ci sono anche dei segni di penna che fece la mia sorellina quando eravamo piccoli e stava imparando a scrivere, per cui è un volume veramente molto, a cui sono molto legato. E poi ragazzi, la parte degli americani, Barks, Don Rosa e Tagliaferro è in bianco e nero, cosa si può chiedere di più? Volume eccellente. Amici ventenni di tutte le età, non potevo esimermi anch'io dal scegliere il mio volume e ho scelto questo, il mitico Top 1949, uscito circa 15 anni fa, forse anche 20, che al suo interno contiene i tre primi numeri di Topolino Libretto, quindi aprile, maggio e giugno del 1949, con tanto di commenti, curiosità e tante cose riguardo quel periodo storico molto particolare. L'ho scelto perché, essendo io laureato in storia, specializzato in storia contemporanea, quindi ho studiato molto il Novecento, lo trovo uno spaccato veramente interessantissimo di quello che era l'Italia all'epoca, oltre ovviamente alle storie bellissime che contiene, Barks e tante altre. Questo è veramente un pezzo di storia, e forse anche grazie a questo ho scelto poi di specializzarmi in quest'ambito. Il mio fumetto preferito è quello che ho distrutto da bambina a furia di leggere e rileggere. Sto parlando di questa raccolta del 2006 dal titolo Paperino e qui qua qua, integra, perché l'ho ricomprata circa 2 anni fa e sto per distruggere anche questa. Ogni volta che rileggo le storie le trovo sempre meravigliose. Se proprio devo sceglierne una su tutte, scelgo Paperino e la mania dei Cicciomon, che è una storia stupenda. È una parodia dei Pokémon e io la adoro, sia perché sono da sempre una fan sfegatata dei Pokémon e sia perché mi rivedo nelle manie di collezionismo dei nipotini. Un altro motivo per cui adoro questo volume è perché rispecchia un po' le diverse sfaccettature che caratterizzano il rapporto di Paperino con i suoi nipotini, che bisticciano, spesso Paperino riversa su di loro la sua rabbia repressa, spesso i nipotini si vendicano del loro zio, ma il loro legame resta sempre comunque indissolubile. Se dovesse prendere fuoco la mia libreria, vorrei bruciare con lei. A patto invece di dover scegliere un volume da salvare, sceglierei questo, Trilogia di Topolino, tre grandi storie del 1938-40, che mi colpì da subito per una serie di fattori. Innanzitutto, aprendolo, notai la dicitura edizione fuori commercio e non capii per anni cosa significasse. Finché poi venni a scoprire che era uno di quei volumi dati in omaggio agli abbonati. Poi furono due grandi assenze a colpirmi. Innanzitutto mancavano i paperi. L'altra grande assenza erano i colori. Infatti raccoglie in uno splendido bianco e nero tre grandi storie di Merrill DeMaris e Floyd Gottfredson, che sono Topolino e la banda dei piombatori, Topolino e il mistero di Macchia Nera e Topolino all'età della pietra. Per me fu una folgorazione, un personaggio di Topolino incredibile, questi ambienti urbani in cui si muoveva. Come una grande scoperta furono gli editoriali di accompagnamento alle storie. Ci sono due foto aeree degli studi Disney, degli approfondimenti sul topo di Gottfredson su Disney, su quest'epopea degli anni 30 e 40 e sull'animazione. Per un bambino come me, scoprire questi dettagli sui film d'animazione che amavo fu una cosa bellissima. E la fisicità di questo volume mi piaceva tanto, con questa copertina cartonata gigantesca. Ancora oggi lo conservo con un affetto incredibile e probabilmente lo salverei dalle fiamme. Se proprio in questo momento prendesse fuoco la libreria, questo qui è il volume che salverei. E ci sono affezionato perché intanto parla di Paperoga, storie di Paperafollia, titolo fantastico.
E poi perché mi è stato regalato durante le vacanze di staff, quindi ho dei ricordi bellissimi. E tratta di tutta l'evoluzione di Paperoga, addirittura 30 anni, cioè in 30 anni Paperoga ti devasta la città. Parte dalla prima apparizione, Paperino è il fanatico igienista, addirittura del 64 di Hal Hubbard, dove con i capelli biondi, un po' un amante di nuove filosofie di vita, da qui su fisso yoga, e poi cresce e si interfaccia un po' col mondo, quindi inizia a lavorare, diventa più esplosivo e arriva in Italia attraverso due storie di pezzi in Cavazzano, entra nel Papersera, c'è anche una storia col Papersera e c'è persino la storia, una fidanzata per Paperoga, dove per la prima volta il mio pasticcione preferito è perdutamente innamorato di una papera che però purtroppo non lo ricambia. Davvero una raccolta totale su Paperoga. Io ve lo consiglio, a me piace molto sia come personaggio che come volume. Divertitevi perché non c'è una singola pagina senza un disastro di Paperoga. Il volume al quale io sono molto legato è questo qui, Pick Up a New Adventure, dedicato al personaggio di Laila. Non l'ho preso per quello che sta a pensare a voi, siate buoni, fermi, un po' a si scende. L'ho preso perché non avevo mai letto niente del mondo di Pick Up e c'è un ricordo molto forte legato a questo volume. Io lo comprai all'interno di un capannone che era presente sul pontile di Ostia, un capannone pieno di libri, di fumetti, di volumi come questo, che per oggi non c'è più. Questo volume quindi mi ricorda che abbiamo necessità di spazi per libri, fumetti, volumi. Abbiamo bisogno di molti più spazi culturali e questo volume me lo ricorda ogni giorno. Mi sono sempre chiesta quale sarebbe stato il volume che avrei sicuramente salvato in caso di catastrofe naturale e la risposta è Paperincas. Il motivo è molto semplice, perché mi ricorda l'infanzia e nello specifico i pomeriggi passati con mio fratello a leggere ossessivamente questo volume. Perché ci piacesse tanto Paperincas? Non ve lo so dire, probabilmente perché in copertina c'è un lama che mangia le piume dal cappello di Paperino, o per la selezione di storie, perché infatti tra le tante ci sono Paperino e il mistero degli Incas e Paperino e il ritorno a testa quadra. Quale che fosse il motivo, ne eravamo ossessionati. Infatti, se vi dovesse capitare di recuperare in qualche modo, di trovare da qualche parte questo volume, io ve lo consiglio in modo spassionato, perché è veramente molto molto divertente.